Signor Hogendorf, oggi un'altra buona prestazione di Perugia, un'altra buona prestazione tua per far restare in panchina Tadasevic. Lui ha bisogno di un po' di riposo, quindi sono contento che gioco bene ora. Giochiamo bene come squadra, ho detto anche all'altro giornalista, stiamo ricevendo bene, poi Luciano ha palo in mano e diventa difficile per chiunque secondo me, quindi dai, 3 punti è importante, visto che la prossima settimana dobbiamo andare a Trento e sarà una gara tosta, quindi dai, dobbiamo prendere tutta la fiducia che possiamo prendere. Senti, rimanendo al tema Atanasievic, lo abbiamo visto da fuori campo fare proprio i cori per te, anche lui ha bisogno di riposo, quindi vuole che tu giochi bene. Sì, sempre, sì, io sto bene con Atanasievic, è un amico mio, è un buonissimo ragazzo davvero, non c'è tanto rivalità tra di noi, perché ovviamente lui è più forte di me alla fine, quindi se io posso giocare, gioco bene, lui è contento, e quando lui gioca e gioca bene sono io anche contento, quindi siamo fatti così qui. Adesso però, prima di pensare a Trento e poi addirittura a Modena, c'è da pensare a Sora. Certo. Si gioca ancora in casa, mercoledì, cosa ti aspetti da questa partita? Sora ha fatto un po' up and down, mi sembra, un po' alti e bassi, hanno vinto facile con Vibo Valencia per esempio, è mia vecchia squadra, quindi è interessante giocare contro di loro. Dai, se giochiamo bene noi dobbiamo tenere i 3 punti qua in casa, siamo obbligati contro squadre come Sora, ma come contro ogni squadra in Superlega non è facile, se c'è un momento dove non c'è alto livello, quando non hai alto livello puoi perdere anche un set o di più, quindi dobbiamo tenere il nostro focus alto e prendere 3 punti.